Amati e preziosi del Signore, Dio ci benedica grandemente, perché il suo amore è eterno nei nostri confronti ed è qualcosa di straordinario. Lui ti ama in maniera gloriosa, lui si prende cura di te, lui ha un piano per la tua vita e lui è qui perché vuole darti quella pace che non troverai in nessun altro posto all'infuori della sua presenza. Nella presenza di Dio ci sono cose straordinarie che succedono: guarigioni, liberazioni, consolazione tramite l'opera dello Spirito Santo. È qualcosa di meraviglioso. È come prendere un quadro che dopo tanti anni ha perso del colore, si è sbiadito, e vederlo restaurare, tornare a risplendere più di prima quella bellezza di quel disegno che lui ha fatto nella nostra vita. Tante volte il piano di Dio nella nostra vita viene coperto da quelle che sono le scelte, gli errori che facciamo, quelle che sono anche le situazioni che viviamo. Tra queste c'è qualcosa che viene chiamata nelle difficoltà dell'anima, ansia, depressione, attacco di panico, che è quella cosa che quando arriva sembra che in un secondo si spegne la luce e tu inizi a vivere nel baratro. Le tue giornate sono difficili, ti senti incompreso, non capito, non capita, hai difficoltà ad affrontare quello che forse è la normalità. Ma perché avviene tutto questo? Tante volte quello che noi non comprendiamo, che è anche un attacco di panico, è una forma dove il nostro corpo vuole dare una comunicazione. È un po' quella spia che si accende, inizia a lampeggiare per dirti c'è qualcosa che non va. E l'attacco di panico viene proprio da quelle ferite, da quell'ansietà, da quei traumi, da quel dolore, da quella mancanza di perdono che è proprio lì, nella tua anima. Infatti, una delle cose più importanti in cui noi crediamo, sia come movimento, come missione, è nella cura dell'anima, la cura spirituale, la cura pastorale, la guarigione dell'anima, una delle cose più importanti che Dio ci ha lasciato, andare a toccare quelle ferite, anche delle ferite del passato. È vero, noi non possiamo tornare indietro nel passato, ma Dio può guarire il nostro passato portando del perdono, facendoci affrontare quella cosa con un occhio diverso, un occhio oggi che è consapevole di quello. Una Una visione con una visione con consapevolezza una consapevolezza diversa. diversa, andare a un po' guardare quello che è quel trauma, quel ricordo, quel dolore accompagnato da Dio per ricevere quella guarigione, con la consapevolezza di una visione cristiana. La visione è una delle cose più importanti che noi possiamo avere nel nostro modo di vivere il cristianesimo. Una visione sana, guidata col discernimento, accompagnata dallo Spirito Santo, ci permette di avere direzione nelle scelte, ma soprattutto di avere una lente di ingrandimento su come affrontare i problemi. E alla base di ogni cosa ci sta la preghiera. Molte persone che stanno soffrendo si sono come recluse in una prigione in cui la porta è sempre stata aperta. E quella porta tante volte aperta ma non oltrepassata, è la mancanza di perdono, la rabbia, la tristezza. Tutto questo può essere risolto solo da un incontro potente con Dio e da una guarigione nel proprio intimo, accompagnata da un'intimità straordinaria insieme allo Spirito Santo che entrerà con gioia, con tranquillità, con pace, per risolverà risolvere ogni molto problema che è nella tua vita. Dio, anche stamattina, vuole dirti questo. Egli vuole guarirti, vuole sanarti, egli vuole portarti a avere una totale libertà. Non vuole che tu possa avere un miracolo a metà, un miracolo parziale. Dio vuole avere una guarigione totale, una guarigione spirituale, la guarigione della tua anima, una guarigione fisica, perché vuole che la tua vita sia gioiosa in Cristo Gesù. C'è gioia alla sua presenza. Un giorno nei suoi cortili vuole più che 1000 anni altrove. Dio ti benedica grandemente.